che cosa sono i famosi soffi cardiaci? Allora, per definizione, i soffi cardiaci sono dei rumori cardiaci generati dai moti vorticosi del flusso ematico di durata superiore rispetto a quella dei toni e anche dei toni aggiunti, dei rumori aggiunti S3 e S4. Questi sono generati da vibrazioni delle valvole, delle strutture vasali che possono essere normali o possono essere patologiche. Distinguiamo i soffi cardiaci in sistolici, diastolici e sistodiastolici. Quando si auscultano i soffi, bisogna innanzitutto individuare l'area di maggiore intensità, quindi cercare di intuire, in base alle proprie conoscenze, ovviamente, la relazione che ci può essere tra quel soffio e una determinata valvola o struttura anatomica che genera il soffio. Poi bisogna valutare l'irradiazione del soffio è indice della direzione del flusso ematico e valutare la direzione del flusso ematico ci permette anche qui di capire quale può essere l'origine del soffio e la conseguenza. Poi bisogna valutare l'intensità dei soffi. In base all'intensità, i soffi vengono distinti in diversi gradi: grado 1, 2, 3, 4, 5, 6. Grado 1, molto debole. Grado 2, debole. Grado 3, moderatamente intenso. Grado 4, molto intenso, che si percepisce anche con il fonendoscopio parzialmente sollevato dalla parete toracica. Grado 6, estremamente intenso, che si ascolta anche con il fonendoscopio completamente sollevato dalla parete toracica. Poi bisogna valutare la tonalità, che può essere alta, media o bassa. Bisogna valutare le caratteristiche fonetiche, quindi se è un suono aspirato, se è un suono a rullio, un suono aspro, un suono musicale, un suono che si definisce a grido di gabbiano. Bisogna valutare poi, molto, molto importante, le modificazioni nel tempo, se questo soffio si modifica nel tempo in maniera spontanea o in correlazione con la frequenza del respiro, con la frequenza cardiaca, con la postura. Quindi bisogna auscultare sia inclinostatismo, ma anche inclinostatismo con le gambe sollevate, con il busto anteroflesso, in decubito laterale, quindi in diverse posizioni. Allora iniziamo a parlare dei soffi sistolici. Allora, i soffi sistolici si dividono in soffi da eiezione e soffi da rigurgito, e in più possiamo ancora dividerli in soffi organici, funzionali e innocenti. I soffi organici sono dovuti a alterazioni anatomopatologiche valvolari o anche dei vasi. Funzionali sono dovuti a modificazioni funzionali proprio del flusso con o senza cardiopatia, quindi con o senza alterazioni morfofunzionali, morfostrutturali, ecco, non funzionali. Innocenti sono dei soffi che non sono associati ad alterazioni né anatomiche né funzionali. I meccanismi di genesi dei soffi sistolici sono essenzialmente: 1. Flusso sanguigno che attraversa una ostruzione parziale di una valvola o di un vaso arterioso, quindi può essere generato dal passaggio del sangue o attraverso una valvola parzialmente ostruita o attraverso un vaso che può essere ostruito, può essere stenotico, quindi il flusso da laminare diventa flusso vorticoso e quindi si possono auscultare i soffi. Poi, altro è quando il flusso sanguigno si trova ad attraversare un vaso dilatato, come ad esempio un aneurisma. Anche in questo caso il flusso da laminare diventa vorticoso. Poi, il soffio può anche essere generato semplicemente da un flusso aumentato in strutture anatomiche normali. Poi si parla di soffio da eiezione, che può essere correlato ad esempio a sforzi fisici, stati emotivi, ipertiroidismo, anemia, stati febbrili. Tutte condizioni che aumentano il flusso sanguigno. I soffi sistolici da eiezione vengono chiamati, ad esempio, a rombo o a diamante e sono dovuti principalmente a una stenosi aortica o una stenosi polmonare. E come puoi vedere nell'immagine, sono caratterizzati sono chiamati da diamante proprio per questo motivo, perché aumentano di intensità, da S1 a S2 aumentano di intensità,
fino in, più o meno in corrispondenza della mesosistole e diminuiscono successivamente, quindi assumendo una struttura proprio a diamante. I soffi da rigurgito invece sono dovuti a flusso retrogrado attraverso una valvola che è insufficiente, quindi si parla di soffi da rigurgito, ad esempio da insufficienza valvolare. La causa quindi è il flusso di sangue che durante la sistole passa da una camera cardiaca a più elevata pressione ad una con una meno elevata pressione, attraverso quindi una valvola incontinente o una pervietà del setto cardiaco. Quindi ci possono essere delle pervietà nel setto interatriale o interventricolare, per cui il sangue si trova a passare dal cuore sinistro ad alta pressione al cuore destro che ha una più bassa pressione. Ad esempio, quindi ci può essere un'insufficienza mitralica che porta quindi un rigurgito di sangue dal ventricolo sinistro all'atrio sinistro a più bassa pressione, oppure un'insufficienza tricuspidale dal ventricolo destro all'atrio destro, oppure ci può essere un difetto appunto del setto interventricolare, quindi passaggio di sangue da ventricolo sinistro a ventricolo destro, oppure un difetto del setto interatriale e quindi un passaggio dall'atrio sinistro all'atrio destro. Quindi un esempio di cause di soffi da rigurgito sono insufficienza mitralica e tricuspidale, e da questa immagine puoi vedere che in questo caso sì, il soffio è sistolico, ma al contrario del soffio da iniezione a diamante, dovuta a stenosi della valvola o aortica o polmonare, in questo caso questo soffio non ha forma diamante, diciamo che si presenta con la stessa intensità durante tutta la sistole. Altro soffio sistolico è il prolasso della mitrale. Il prolasso della mitrale si presenta con un soffio telesistolico, quindi alla fine della sistole, cioè preceduto però dal cosiddetto click meso o telesistolico. I soffi diastolici invece sono sempre indicativi di cardiopatia e si dividono in rullio diastolico e soffio protodiastolico. La causa del rullio diastolico è essenzialmente alterazione delle valvole atrioventricolari, in particolare stenosi o della valvola mitrale o tricuspidale. Quello protosistolico invece è dovuto ad alterazioni delle valvole semilunari, solitamente insufficienza valvolare. Quindi, la cosa principale da ricordarsi è che mentre i soffi sistolici sono generati quando ci sono delle alterazioni valvolari, sono generati da stenosi della valvola aortica o polmonare oppure da insufficienza delle valvole atrioventricolari, mitrale, tricuspide, i soffi diastolici sono generati da o stenosi delle valvole atrioventricolari, mitrale o tricuspidale, o insufficienza delle valvole semilunari, aortica o polmonare, quindi esattamente l'opposto. Il rullio diastolico, quindi è dovuto a una stenosi mitralica o tricuspidale, è caratterizzato da presentarsi dopo S2 e dopo un intervallo in cui non si ausculta niente, quindi un intervallo libero iniziale, poi si sente uno schiocco dovuto all'apertura delle valvole e poi si sente il soffio, che è un soffio a tonalità bassa, che presenta un'accentuazione in telediastole al termine della diastole dovuta alla contrazione atriale. Il soffio invece protodiastolico, che si presenta all'inizio della diastole, può essere o dovuto a una dilatazione dell'annulus valvolare o a un'insufficienza aortica e polmonare. Segue immediatamente S2 senza nessun intervallo libero, ha una tonalità alta ed è aspirativo e ha la caratteristica che la sua intensità è un'intensità decrescente e che non dura per tutta la diastole, solo all'inizio, la si può solo ascoltare all'inizio della diastole. Altri rumori che si possono sentire sono gli sfregamenti pericardici. Gli sfregamenti pericardici si sentono come dei rumori continui sia in sistole che diastole, quindi sono dei soffi sistodiastolici che sono generati sia dalla contrazione che dal rilascio del cuore. Sono più accentuati comunque in sistole. Si presentano ruvidi, aspri, a tonalità alta e si ascoltano meglio al centrum cordis, quindi al centro dell'aia cardiaca. L'irradiazione scarsa o assente aumentano con il busto anteroflesso e in espirazione forzata e non scompaiono con l'apnea, quindi questo è indice del fatto che lo sfregamento non è pleurico, quindi non è di origine polmonare. Questo è quanto per i soffi cardiaci e le valvulopatie.
Ti mando un abbraccio, alla prossima.